Salve a tutti, sono Luca della Tana dei Goblin di Perugia ed oggi siamo qua per andare a vedere cosa c'è dentro la scatola di Marco Polo II. Fratello del più famoso Marco Polo, sempre dagli autori Tascini e Luciani, portato in Italia da Giochi Uniti dopo tanto tempo, e si propone di rivedere alcune meccaniche del suo fratello maggiore. Vediamo, andremo a vedere se così sarà. Andiamo ad aprire. Presa sempre ostica. Tanto c'è chi pulisce. Eccoci qua. Cominciamo subito con un bel tabellone a sei facce. Spero che si possa vedere. Le città sono diverse a prima vista, anche il tabellone ha nuove spaziazioni, questo dovrebbe essere il nuovo mercato, compaiono dei nuovi simboletti, stavolta si partirà da Pechino per poi andare in giro. Abbiamo il regolamento, molto simile all'altro, ben fatto sicuramente. Sono una quindicina di pagine, sì. Le fustelle con i nuovi contratti, i personaggi. Queste sono le nuove tessere mercato e queste dovrebbero essere le tessere sigillo. Beh, c'è da sfostellare. Un supplemento del giocatore, il divisorio, altre fustelle con le plancette dei giocatori, più o meno sempre uguali, così a prima vista, e il legno, risorse sagomate, questa è la nuova risorsa, la giada, se non sbaglio, le casette e i cammelli. Ci sono poi le carte, dopo andiamo a spacchettare, anzi il volo si fa facile, tessere conteggio, le carte azione, ecco qua, poi i dadi per i giocatori e quelli neri classici. Queste sono le nuove carte obiettivo, presumo. Eccoci qua. Bustine Ziploc per andare a dividere tutto. Scatola con altri divisori. E per quanto riguarda l'unboxing, è tutto. Ciao agli amici della Tana.